Giancarlo, ci troviamo nella centralissima via di Trieste. Adesso ci dovrai. Ecco, siamo anche in compagnia di. Oh, caso. Allora, posso dirti una cosa? Questo è un video dossier in diretta. Buonasera. Stiamo verificando. Buonasera. Buonasera. Ciao Paolo. Come va? Ciao. C'è freddo qua, eh? Sì, Giancarlo. Come sta? Ma bello, caro. Okay. Aspetta, posso richiamare per un attimo, grazie. Dato un po' di biscotti? Un po' di biscotti li abbiamo portati. L'abbiamo svegliato, l'abbiamo. No, forse l'ha svegliato, sì. Sì, era già sveglio, dai. È tanto. Guarda. Ah, c'è anche lo spumantino di Natale, eh. Lui è Paoletto, il Paoletto, migliore. Ciao Paolo, piacere. Paolo anche io mi chiamo. Lui è Giancarlo. Ciao Giancarlo. Siete passati. C'era Roberto. No, Roby non c'era. Non c'è più. No. E l'altra volta ho compattato, c'era Roberto, tu non c'eri. Ieri chi c'era? No, ieri non c'ero, non ho compattato ieri. Ieri non ce l'ho fatta io. Ma cosa ti avevo chiesto a te? A me niente. Il giubbotto, te l'avevo portato. Ti ricordi? Sei in pelle. Ah, Togo. Sembrava Matrix. Matrix. Giancarlo, questa lui è un situazione. Amico Paoletto, l'ho già conosciuto. Ma lui è. Ma poi lo vedi ballando, è un ballerino anche. Ah. Guarda. Ma e come mai stanno abitando qua in mezzo alla strada? Questa è una pensilina del CTM praticamente. No, sono sì. Nato nella strada, voglio la strada. Guarda, se tu probabilmente se li metti in un filmato. Devi a testimonianza, a testimonianza. Sì, c'è certo. Già lui su Facebook. Su ci sei già? A Facebook e Ennesima storia, vicenda di povertà. Guarda Paoletto. Ah, che bene, è vero? Sì. Ok. Questa è un'esibizione, diciamo, di ballo, anche per cercare di sconfiggere il freddo, certo, il freddo che c'è stasera. Perché si riscalda, lo vedi, vale. Guarda, questo è Tai Chi. Diciamo c'è anche una vena umoristica all'interno forza, di queste vicende, esatto, perché queste sono vicende abbastanza tristi. Guarda. Dai un po' di portarsi. Una volta, va bene. Guarda. L'aerone, la gallina, queste sono tre tecniche di Tai Chi. Eh sì. Paolo, cosa possiamo dire? Qua bisogna fare spallucce anche perché è una situazione. Esatto. Questa è la strada, questo è il disagio e questa è la povertà. Esatto. Ma non è che la prende. Poi ma io credo che loro sono abituati, sì. A vivere così, non li puoi mettere in. Quanti anni sei nella strada, Paolo? Quanti anni è che vivi? Quanti anni? Cinque anni. E prima cosa facevi? Lavoravi? No. Spesso no. Hanno fatto due operazioni. Ah, hai avuto due operazioni al cervello? Ma incidente o no? Un colpo di. Tubo. Colpo di tubo. Quindi eri stato picchiato praticamente. Oh. Sì. Da lì non avevi più capito nulla. Sangue, lo sai cosa c'era? Pieno. È così. È una testimonianza drammatica. Qui possiamo vedere chiaramente un piccolo giaciglio delle coperte dei. Va bene. Lascialo tranquillo. Abbiamo consegnato anche qua un po' di generi alimentari. No. Qua a ridosso della pensilina, un locale notturno, la centralissima via di Trieste, pensilina del CTM. Salutiamo anche qua gli amici. Ciao, ci vediamo, ciao. Buon proseguimento allora. Alla prossima. Fammi vedere un po'.